E allora domenica prossima scatta la 31esima edizione del Vivi Città, la partenza sarà data proprio dai microfoni di Rai Radio 1 domenica 6, e la corsa più grande del mondo, la più partecipata del mondo, in contemporanea 45 città italiane, 10 città all'estero. Ne parliamo col direttore del carcere di Bollate, Milano, e già perché il Vivi Città si corre anche nei penitenziari, Massimo Parisi, buonasera direttore. Buonasera a lei. E Simone Pacciani, vicepresidente nazionale dell'UISP, che sta organizzando anche il Vivi Città a Siena con la suggestiva partenza da Piazza del Campo. Buonasera Pacciani. Buonasera a voi. Allora, direttore Parisi, la corsa è alla 31esima edizione. Mi ricordo di aver fatto una delle prime, se non la prima. C'era la partenza a Castel Sant'Angelo, bellissima, a Roma, e si vedono gli schermi delle città di tutto il mondo. Se non sbaglio, addirittura anche in Australia, non so, ma comunque ce n'erano tantissime attorno al mondo. Questo Vivi Città è sempre molto vivo. Sì, assolutamente molto vivo, e poi devo dire che per noi è sempre una grande esperienza. Noi da tanti anni come all'interno dell'istituto penitenziario lo facciamo, devo dire che si fa anche in altri istituti, è molto bello perché si corre in parallelo con quello che si fa all'esterno, quindi i detenuti sostanzialmente replicano un'attività che si fa anche sul territorio, ed è un modo anche per essere uniti rispetto al territorio. Certo, ma c'è Milano, c'è Caltanissetta per quanto riguarda i penitenziari minorili, Civitavecchia, Reggio Emilia, Firenze, Voghera, Palermo, Aosta, Perugia, Ferrara, sono tantissimi, insomma. Sì. È un modo per cui anche l'amministrazione, diciamo, è unita sotto questo profilo, cioè dal vincolo sportivo, che per noi è sempre molto importante sul piano della, diciamo, inclusione sociale dei detenuti. Riteniamo che lo sport sia veramente un veicolo straordinario, diciamo, di rieducazione, perché poi dà un segnale, dà degli input di correttezza, di sacrificio, di rispetto delle regole. Quindi su ogni manifestazione sportiva, Vivi Città sicuramente tra le prime, è per noi uno strumento così di trattamento del detenuto. Simone Pacciani, vicepresidente nazionale dell'UISP, che organizza il Vivi Città a Siena, come stanno andando le cose? Diciamo stanno andando molto bene. Io intanto a Siena sono un semplice volontario e aiuta gli altri, per il resto mi sembra sta andando molto bene. Ormai dopo lunghe settimane di preparazione ci siamo, siamo pronti. Domenica ci sarà questa partenza in contemporanea in tutte queste città. Radio Rai, come ho detto, sarà la partenza del carcere, staremo al carcere di Bibbia a dare il via di quest'altra 31esima edizione. E mi sembra, insomma, i presupposti ci sono per avere una grande partecipazione sia dal punto di vista numerico, ma soprattutto anche per la comunicazione, segnali che vogliamo mandare. Certo, confermo la partenza dal carcere di Re Bibbia in diretta su Radio 1 Rai domenica 6 aprile ai microfoni appunto di Radio 1 alle 10.30. E, la partenza da Piazza del Campo è molto suggestiva, ci sono delle corse ciclistiche che adesso, di ciclismo, che adesso arrivano anche a Piazza del Campo. Beh, Siena si presta moltissimo per queste cose oltre al Palio. Sì, diciamo una città bellissima, la mia città è molto bella, ovviamente poi la partenza, l'arrivo in città è sempre molto suggestivo. Ci sono state poche settimane fa l'arrivo delle Stati Bianche, prima era arrivato, c'era stata la prima edizione organizzata sempre l'UISP dell'ultramaratona San Gimignano Siena, in cui abbiamo unito in questa ultramaratona due siti dell'UNESCO, e quindi ora domenica mattina siamo pronti per dare vita ad essere una delle 45 città italiane che organizzano Vivi Città. Massimo Parisi, direttore del carcere di Bollate Milano, parlando di cose meramente agonistiche, il percorso misura 12 chilometri in ogni città, mi sembra. Poi ci sono le non competitive che variano da 1 a 4 chilometri. Per quanto riguarda i carceri e minorili, ecco, come vi siete organizzati? Da noi il percorso è più o meno di 4 chilometri e coinvolgerà quasi 300 persone, ecco. Quasi 320 detenuti domani percorranno appunto faranno questi giri, e devo dire che è una competizione anche molto sentita sul piano agonistico, ma anche un momento di incontro tra le persone, di uno stare insieme all'insegna dello sport, quindi è sicuramente veramente una manifestazione molto attesa, molto sentita e molto partecipata.
molto partecipata, come sarà sicuramente quella di Siena, come sarà quella di Reggio Emilia, di Varese, di tutte le grandi città. Ci sono anche dei campioni come Iuri Floriani, lo ricordiamo, fondista azzurro, specialista anche dei 3000 siepi, e ci saranno anche delle atlete keniane che hanno vinto delle maratone come la Jepkurgat, la Rukundo, e insomma ci saranno anche dei campioni. Tornando a Simone Pacciani, lei parlava prima delle strade bianche. La Toscana si presta moltissimo per queste corse, non fosse altro per il panorama anche. Diciamo, abbiamo la fortuna di vivere in un territorio molto bello, in cui le strade bianche sono una particolarità che noi siamo riusciti francamente negli anni a valorizzare, partendo anche dall'evento dell'Eroica, che comunque è stato il punto di partenza per poi anche per le strade bianche. Quindi strade bianche così chiamata perché sono molti punti di sterrato, no? Ricorda un po' la Parigi-Roubaix, se vogliamo. La Parigi-Roubaix qui abbiamo le strade bianche, mentre quando dico strade bianche sono strade sterrate, strade che non sono asfaltate. Si corre come si correva negli anni 60, negli anni 50. Quindi con delle biciclette anche un po' particolari, forse? Sì, forse anche un po' particolari, però credo che per le strade bianche vengono utilizzate, non so tecnicamente se le ruote avranno qualcosa di particolare, ma credo poi le biciclette saranno alla massima avanguardia, perché ho visto hanno delle prestazioni eccezionali. Volevo dire, prego. Se mi permette, come no? Lei diceva dei grandi atleti, no, che partecipano a questa manifestazione anche di valore nazionale, però questa la bellezza di questa manifestazione è che c'è chi partecipa per fare il tempo e fare la gara, ma poi c'è tantissime persone che partecipano ovviamente soltanto per partecipare. Come in ogni buona gara, certo. Come in ogni buona gara, e poi anche la caratteristica di visita che all'agonistica che di norma su 12 km, poi ci sono tutta una serie di percorsi da 5, da 2, da 3 km che permettano di poter vivere la città. Quindi è una manifestazione in cui lo sport si unisce alla solidarietà, all'integrazione, alla sostenibilità, in cui un mondo di una comunità attiva, no? Partecipa alla vita, a rendere vivibile le nostre città. Questo è il nostro punto di partenza. Tanti anni fa, quando siamo partiti, l'obiettivo era di ragionare sulla vivibilità delle città. Sono passati 31 anni, ma ancora la possibilità di ragionamento sulle nostre vivibilità delle nostre città mi sembra ancora molto attuale. E poi ci sono delle cose molto nobili, perché si corre in Bosnia, Tuzla, Sarajevo, dove si celebrano tra l'altro i 20 anni del Vivicità, a Sidone in Libano, si correrà per solidarietà con i profughi siriani e quelli palestinesi, una raccolta di fondi di Vivicità, un euro per ogni partecipante, verrà finalizzata al progetto Sport e Dignity in collaborazione con l'ONU e i rifugiati palestinesi. Questo progetto prevede la realizzazione in Libano di 12 palestre per la ginnastica artistica, spazi per la pallavolo e la formazione di istruttori nelle due discipline. Ben vengano gli impianti. Ne parlavamo prima con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Abete, con il professor Capua, che insomma questi impianti latitano un po' in Italia. Speriamo che almeno all'estero si faccia qualche cosa, ma anche nel nostro paese. Simone Pacciani, siamo in chiusura. Che cosa vuol dire ancora per questo video? Città che, ripetiamo, insomma, partirà domenica alle 10:30. Ma io colgo l'occasione per augurare a tutti i partecipanti una bellissima giornata, una giornata in cui possono vivere benissimo la propria città, in cui possono fare del sano sport, no? In cui con un pensiero anche a tutti quelli che sono i valori che abbiamo cercato di lanciare anche in questa edizione, partendo dalla problematica delle carceri, no? Come ci ricordava anche tutti i giorni anche Papa Francesco, ci ricordava anche il Presidente Napolitano, e poi per arrivare anche a tutte le riflessioni sull'ambiente, sulla vivibilità della città, insomma tutti i messaggi che abbiamo voluto lanciare, fare sport, però riflettere un po' anche sui messaggi che abbiamo cercato di lanciare. Un ultimo messaggio viene dal direttore del carcere di Bollate, Milano, Massimo Parisi. Sì, guardi, io ringrazio la WISP per l'iniziativa, poi Vivi Città è proprio, esprime un termine molto chiaro, è città, quindi il carcere come parte della città, come parte del territorio, e questo per noi è il segnale della comunità circostante, sempre molto molto importante, cioè il carcere
è parte della città, e quindi il fatto che si corra anche all'interno dell'istituto la rappresenta in modo tangibile. E allora, da 31 anni il Vivicità racconta l'Italia, quest'anno il via dal carcere di Re Bibbia, domenica 6 alle 10:30 in diretta su Radio 1 Rai. Grazie a Massimo Parisi e Simone Pacciani.